Un sacerdote chiamato alle armi, ancora all'oscuro di quanto la vita gli avrebbe poi riservato, facendolo diventare papa come Giovanni XXIII. Una figura particolare, quella analizzata nel convegno promosso dal 19° Reggimento Cavalleggeri Guida di Salerno con la partecipazione di Monsignor Angelo Frigerio, vicario generale dell'ordinariato militare in Italia. Svoltasi al Teatro Augusteo, l'iniziativa aperta con l'inno di Mameli ha visto la partecipazione di tanti studenti di diverse scuole salernitane, alle quali è stata raccontata l'esperienza sotto le armi dell'allora Don Angelo Roncalli, come altri sacerdoti chiamato a servire la patria. Un percorso di crescita spirituale, il suo, raccontato nel centenario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, richiamando le memorie dello stesso futuro Giovanni XXIII nel Giornale dell'Anima e altri scritti di pietà. Roncalli fu chiamato in servizio il 23 maggio 1915 per la dichiarazione di guerra all'Austria e destinato agli ospedali di Bergamo, prima come sottufficiale, poi come cappellano fino al 1918. Don Angelo Roncalli, che è un sacerdote, come tanti altri sacerdoti chiamati alle armi nel periodo della Prima Guerra Mondiale, e al tempo stesso un sacerdote che non ha, come è naturalmente evidente, la coscienza di ciò che diventerà. Non sa lui che diventerà nunzio apostolico, che diventerà patriarca di Venezia, che diventerà papa. Quindi noi cercheremo, attraverso gli scritti che lui in diretta alla sera mette sul suo giornale dell'anima, cercheremo di capire che cosa lui vive, qual è la sua esperienza di sacerdote, qual è la sua idea di vita militare, cosa pensa lui della guerra e soprattutto qual è il rapporto con i militari, che a differenza di queste due bellissime figure di militari del reggimento di Salerno, in quel momento sono chiamati a combattere. Grazie a Dio noi abbiamo la pace in questo momento in Italia, a parte i nostri commilitoni impegnati nelle missioni pericolose di peacekeeping all'estero, viviamo un'esperienza serena. Lui invece vive con i giovani e appunto la sua predilezione per i giovani. Cercheremo di fare questo attraverso una lettura, la parola tecnica un po' brutta è ermeneutica, no? Un'interpretazione di Angelo Roncalli, sacerdote, nel momento in cui lui è sacerdote con i militari durante la Prima Guerra Mondiale, senza la coscienza di tutto ciò che avverrà dopo.